Buongiorno bella gente, è una freddissima mattinata di novembre e io sono qui per mostrarvi quello che ho potuto fare in 45 minuti da Primark. Solo 45 minuti, giuro. Quindi questo è un haul della fretta. Praticamente eravamo per questioni di altro genere in un albergo vicinissimo a Primark, a Gigli, a Firenze, e quindi con una mia amica ci siamo rubate un'ora e siamo corse là, però veramente sai col cronometro è di sabato, quindi di sabato da Primark con 45 minuti disponibili. Ecco quello che ho potuto fare. Alcuni articoli, che poi vi spiegherò, sono usati, ma perché non ho potuto resistere, avevo ancora un altro giorno di albergo, quindi, e alcune cose mancano, ora vi spiego. Dunque, prima cosa che ho preso, questo fantastico cappellino, perché dopo anni di ricerche, l'unico cappello che mi sta veramente bene è il basco, perché come vedete ho una testa enorme, che entra a stento anche in questo qui, però mi piace molto, quindi mi sa che me lo tengo anche per il video. Quindi baschetto a 5 euro, che cappello più, cappello meno, di ingombrare gli scaffali va sempre bene. Questo carinissimo cardigan rosa cipria, un po' da signora per il mio stile, però molto carino. Vedete, c'ha queste applicazioni sulle spalle, bottoncini di strass, boh, trasparenti. È un po' più da signora, ripeto. Vediamo se mi allontano, se si vede tutto. Eccolo qua. È un pochino più da signora di quello che di solito io porto, però visto per andare al lavoro, poi i cardigan fanno sempre comodo perché questo clima è impazzito, se hai bisogno di vestiti astrati, il cardigan serve. E infatti in realtà, ecco, mi stavo dimenticando, in realtà di cardigan ne ho presi due, questo e un altro giallo, senza fronzoli, senza niente, con dei bottoncini dorati e basta, modello base 7 euro, ma non c'è perché, perché l'ho indossato il giorno seguente, quindi ora è a lavare, quindi niente cardigan. Poi, parlando di giallo, riuscendo dallo stile troppo signora, questa è proprio la mia, c'è scritto Serena in faccia, che sono io Serena, ed eccola qua, felpa di college americano inesistente, o forse anche esistente, non lo so, pagata 8 euro, utilissima per corse di ballo, domeniche pigre e giornate fredde, tutto quello per cui sono sempre utilissime le felpe col cappuccio. Ah, poi, il campo in cui Primark davvero eccelle, secondo me, senza dubbio, è il campo del basic. Questa è una magliettina a maniche lunghe, a righine, pagata 4 euro, che è amorosa. Infatti ne ho prese due, l'ho presa in bianco e verde, riga singola, e questa qua in rosso un po' ruggine, senape e bianco, riga un pochino sfalsata. E queste mi piacevano tanto perché mi hanno ricordato un po' ai primi anni 2000, che ne avevo, dico, molto simili durante quegli anni lì, 2001, 2002, 2003. E poi invece questo tipo di righine erano un po' scomparse dal mercato. A me non mi sta granché la riga orizzontale, ovviamente dovrei evitarla, ma queste sono state comprate per essere messe sotto cardigan, sotto maglioni, così. Madonna, lo sapete che è caldo il cappello in casa? Forse basta così, per oggi. Dopodiché, sempre nel regno del basic, i leggings neri. Questi naturalmente non era soltanto uno, perché questi costano 3,40 euro da Primark. Quindi per 3,40 euro, visto che quelli di The Zenith, che rimarranno per sempre i miei preferiti, i leggings di The Zenith, perché puoi davvero usarli per andare a ballare con una maxi T-shirt, come, sì, come per andare a lezione di ballo a sudare come un porco. Questi sono un pochino troppo pesanti e sono un pochino troppo a vita alta. Arrivano davvero tipo, almeno a me, io non so, io di solito porto tra la L e la M di leggings, tipo Calzedonia quasi sempre M, The Zenith sempre L. Questi qua avevo preso prima la L e sembrano per Prembaman, cioè non solo mi arrivano quasi sotto il reggiseno, ma sono anche, rimangono anche vuoti come se fossero appunto Prembaman. La M mi sta un pochino più aderente, un pochino meglio, questi sono M, perché ne ho presi due, quindi l'altro paio è già stato indossato. E questi sono M, mi stanno un pochino meglio, però sono davvero, davvero ascellari.
favolosi se uno li mette per andare al lavoro in una giornata fredda, eccetera, ma insomma se ti devi ricucinare, devi uscire, l'ascellarità nel pantalone. Però per 3,40 euro comunque ne ho presi due paia. Poi, sempre per cifre ridicolmente basse, ecco a voi un paio di jeggings. Ora, noi avevamo 45 minuti, come ho già detto, e quindi io non ho provato niente. E questo mi rende un pochino inquieta a proposito di questi. Non li ho provati nemmeno stamattina perché volevo talmente tanto fare il video che non ho nemmeno provato vestiti. Perché questi qua sono quel tipo di jeggings che o sono i pantaloni più comodi della vostra vita, o calano in maniera terribile e passi una giornata d'inferno a tirarteli su. Almeno questa è la mia esperienza. Mi piaceva moltissimo il colore, comunque, vedete? E costano pochissimo. Li ho pagati 8 euro. Quanto? Una cosa come 8 euro. Ah, sì, 8 euro. Quindi mi sono detta, vabbè, ce li butto. Poi se non mi stanno, li regalo a qualcuno. Non li riciclerò per Natale, promesso. Ma insomma, come dire, li do via, li regalo a qualcuno. Un po' di jeggings trovano sempre un cliente, no? Poco male. E poi passiamo alle stupidaggini. Le stupidaggini serie, quelle facete, quelle che hai comprato davanti alla cassa perché la fila era lunga. Allora, le stupidaggini serie sono i The Make Up. Io adoro i The Make Up di Primark perché io non mi strucco bene con i The Make Up piccoli, io preferisco, so per la velocità, questi qui grandi li adoro perché li prendi e ti passi tutta la faccia in 3 minuti. Questi là costano 1 euro, basta. Non sono tantissimi, però sono sempre più o meno vicino alle casse, sono 100% cotone, costano 1 euro, sono della mia taglia preferita. Che fai? Non li prendi? Penso di non essere mai stata da Primark senza averli comprati. Mai. Il faceto serio viene a questo punto perché uno di questi due acquisti è forse in parte giustificato perché me l'ero dimenticata a casa. Bene sì, quando sono arrivata in camera d'albergo ho scoperto con orrore di non essermi portata neanche un pennello per l'ombretto. Nemmeno uno. E saranno 10 anni che non mi trucco con il dito indice, quindi ero abbastanza disperata. E quindi vicino davanti alla cassa c'erano questi. E che fai? Li lasci lì? Vediamoli meglio. Due sono usati, questo dicevo. Si vede una traccia di colore leggera in due di questi, questo qua e questo qua. Due sono usati, certamente non i migliori pennelli della mia vita, sono abbastanza scarnini di setola, però non sono, non graffiano, non sono per dire ruvidi o spiacevoli o okay. Che. Quindi forse alla fine per tutti i giorni, perché no, tutto il set costa 5 euro, quindi voglio dire. La sorpresa è stata questo, perché io questo quando l'ho visto nella mia infinita ingenuità, pensavo fosse uno di quei pennelloni da Fard un po' anni 90 che avevano la chiusura, no? Perché quando si aprivano erano tutti spampanati, insomma una sorta di kabuki, loose kabuki. Errore, questa è la parte più geniale di tutto il set, perché è il portapennelli. Non so se voi ce l'avete questo problema, io ho un portapennelli carinissimo di Kiko di pelle con il suo set di pennelli, però è lungo tipo così. Non mi entra nessun beauty case, nessuno, e a me piacciono le valigie piccole e viaggiare leggera. Questi invece così corti, guardate come sono piccolini, con questo affare, è come portarsi dietro uno spazzolino da denti. Ops, è caduta la scatola. È come portarsi dietro uno spazzolino da denti alla fine. Quindi, guarda, devo dire la verità che per 5 euro secondo me questo è stato un acquistone. Tra l'altro mi piace anche moltissimo la forma di questo pennellino qui. Perché con questo è un po' rigido ed è molto molto piccolo. Quindi con questo secondo me si possono fare cose interessanti. Magari poi ne rivediamo questi pennelli. Quindi acquisto impulsivo alla cassa da 10. Mi dicono appunto a Firenze da 10. Ultimo acquisto, quello proprio stupido, quello che proprio mi potevo evitare, è questa palettina. Io sono una cultrice di palette, non capisco quasi niente di trucco, ma adoro le palette. Probabilmente ha a che fare con qualche infantile, che ne so, soddisfazione infantile a proposito dei colori, eccetera. Però, insomma, questa era disgraziatamente troppo vicina alla cassa e ne avevo vista una Soft Touch, si chiama.
E mi piaceva perché era piccola, costava una cifra ridicola, soltanto 6 euro, e mi sono detta, vabbè, per 6 euro, almeno questa per viaggiare, la tiro, la lancio, la butto in tutti i booty case, anche se si rompe, pazienza, anche se mi si tritura, pazienza. E raga, i colori non sono male per niente, vediamoli. Eccoli qua. Non scrivono magari forse un granché, ecco. Non, più che altro quello che ho notato è che mi sono truccata ieri mattina alle 3 e sembravo già struccata, insomma, non è che sono persistenti, naturalmente niente a che fa con le sue comprimarie che cerca di imitare, che direi più che altro anestesia, considerando il quadrato e il packaging semplice, come imitazione mi ricorda Anastasia Beverly Hills più di qualsiasi altra cosa. Però, insomma. Come tonalità forse siamo anche un po' intorno alla Huda, anche se devo dire che ormai è proprio un must tutti questi qua. Questo non, ora non c'è una gran luce, ma è quasi una terra per ragazze scure di pelle proprio. Marroni, neri, questo è molto bello, questo l'ho già usato, è bello, qui sta crollando tutto. Questo è bello, questo è carino, questo. Cioè, senza infamia e senza lode, diciamo che se fosse costata oltre i 10-15 euro l'avrei molto probabilmente rimpianta perché sarebbero stati soldi buttati. Ma per 6 euro, raga, io non lo so voi, ma io non me la sento di mettere in valigia. Ho portato una volta in vacanza la chocolate bar di Too Faced perché avevo il beauty rigido e l'avevo messa a contrasto tra le cose morbide del beauty, perché io non me la sento di portare una palette di importanza in giro per il mondo nella mia valigia che viene sballottata senza pietà. Invece questa va bene, insomma. Bene, detto questo è quello che può succedere se lasciate me in giro da Primark per intorno 45 minuti. Quindi, buona giornata, divertitevi, io ora corro, scappo, volo al lavoro e a presto! Ciao!